E salve popolo di YouTube, io sono Black Elva della Foce, per gli amici Black e per gli amicissimi Federico. Signori, per chi non l'avesse capito, visto che avrete letto il titolo del video, volevo fare un intro con il cappotto dell'organizzazione 13 di Kingdom Hearts, ma non ho potuto perché me lo sono dimenticato. Io non sono a Napoli, sono a Pestum e alcuni vestiti non li ho portati con me. Pazienza, qualcuno si starà chiedendo, ma cos'è l'organizzazione 13? Non ne ho mai parlato sul canale YouTube, in quanto non abbiamo ancora trattato questo aspetto della Kingdom Hearts saga sul mio canale, poiché non è presente, tra virgolette, in Kingdom Hearts 1. Niente spoiler, per favore, niente spoiler. La cosa difficile di questo video sarà proprio parlarvi del romanzo che voglio portare sull'universo della Kingdom Hearts saga, senza fare particolari spoiler. Quindi il romanzo che sto scrivendo si chiama The Last Seeker. Almeno questo è il titolo provvisorio, e questo nome sono sicuro che evocherà nei fan storici della saga qualcosa a livello di speculazioni. Seeker è un termine che viene usato per definire Ansem, The Seeker of Darkness di Kingdom Hearts 1. Lo possiamo dire perché sul canale l'ho trattato. Quindi chi è il The Last Seeker? Un personaggio totalmente inedito, creato da me, che si ispira molto a me a aspetti che chiaramente solo chi mi conosce bene dal vivo sa di me, della mia personalità, e verranno esposti tramite questo personaggio. Inoltre non sarà un umano come tutti gli altri, avrà un potere particolare ereditato da uno dei suoi genitori, nello specifico dalla madre. Non posso dirvi altro. Sarà allievo di un personaggio molto importante della saga, non posso assolutamente dirvi altro, e si perderà un po' nel corso della sua strada tra la luce e l'oscurità. Gli eventi che lui vivrà saranno molto particolari, visto che sfonderanno spesso la quarta parete. I suoi stessi poteri in realtà sono legati al mondo reale. Vi posso spoilerare che lui potrà avere una visuale su quello che succede nell'universo senza che nessuno se ne accorga, tramite un macchinario che assomiglia molto alle console. Inoltre il suo mondo natale sarà il pianeta Terra, quello dove viviamo tutti. Ci saranno tanti richiami, tantissimi. Questo sarà un po' il punto forte di partenza di questo romanzo, perché farà avvicinare molti dei miei coetanei e non solo al personaggio che sarà il protagonista. Toni, invece, a differenza di quanto accade nella saga di Kingdom Hearts, saranno parecchio più maturi. Gli eventi saranno alle volte spiacevoli e cruenti, cosa che nella Kingdom Hearts saga abbiamo visto veramente poco spesso, e quelle poche volte che sono accaduti, Nomura e non so bene chi altro hanno sprecato la maturità che c'era dietro quegli avvenimenti. Diciamo che qualche personaggio non ha fatto proprio una bella fine, ma poi puff, l'abbiamo rivisto. Non dico altro. Insomma, ci sarà anche da rabbrividire e spero anche commuoversi, ma questo lo vedrete in un giorno che spero non sia troppo lontano. Qual è il problema che determina questa sua incertezza temporale? Dei cavilli legali, ragazzi, in quanto i diritti di Kingdom Hearts sono di Square Enix, ma soprattutto sono di Disney, e Disney è veramente molto rigida sulla questione copyright. Sono sicuro ne saprete ben più di me al riguardo. Basti pensare che le intro di tutti i giochi di Kingdom Hearts spesso possono provocare strike ai canali, perché loro ci tengono che la loro musica sia solo unicamente loro. Immaginate poi i personaggi. Questa è una piccola chicca che vi posso dire, perché è già avvenuta in Kingdom Hearts 1. Topolino alla fine di Kingdom Hearts 1 appare, e il motivo per cui non è stato presente in tutto il gioco praticamente è lo hanno fatto apparire in quel modo comunque molto teatrale ma abbastanza oscurato, è perché la Disney non voleva dare diritti su Topolino alla Square. Quindi raga, io veramente ho paura. Non so se a livello di copyright stiamo progredendo o regredendo a livello internazionale, non so cosa fare. Ho contattato anche un avvocato che mi aiutasse a fare un po' più di chiarezza, non mi ha convinto molto, devo dirvi la verità. Riproverò sicuramente con altri studi legali, ma fatto sta che mi ha consigliato innanzitutto di scriverlo il romanzo, e quindi devo gestire molto meglio il tempo. Quando sarò a Milano sarà sicuramente dura, perché probabilmente troverò un lavoro full time che mi occuperà tutta
tutta la mattinata e una buona parte del pomeriggio, quindi scrivere un romanzo insieme al dover gestire il canale, insieme al dover fare sport, all'avere una vita sociale, all'avere un po' di cazzi propri, sarà molto dura trovare il tempo per scrivere un romanzo. Io ho scritto qualche capitolo, ma so che siamo ben lontani dal terminare. Fatto ciò, dovrò presentarlo a una casa editrice dopo averlo chiaramente coperto da copyright, registrato quindi come mio marchio, ma non so se lo potrò fare visto che i soggetti presenti nella storia sono già appartenenti a qualcun altro in termini di copyright. Poi la casa editrice dovrà dirmi cosa ne pensa. Quando troverò una casa editrice interessata al mio lavoro, dovrò contattare la Square o la Disney con loro aiuto, quindi si spera sia una casa editrice autorevole, e da lì forse c'è la speranza che The Last Seeker veda la luce. Forse non ci potrò guadagnare, non lo so, il punto è che qualcosa devo fare, ragazzi, perché inizialmente io volevo che The Last Seeker fosse un anime, sì, volevo realizzare un anime su un'opera fan-made di Kingdom Hearts, solo che, come potrete immaginare, ci vogliono un po' di soldi per coinvolgere disegnatori, animatori, chi più ne ha più ne metta. Volevo farne un fumetto, non so, penso che il romanzo sia la soluzione migliore, non sarà un romanzo totalmente scritto, ci sarà anche qualche figura ogni tanto giusto per darvi un'idea di come io ho immaginato il design dei personaggi. Mi devo dare una mossa, ragazzi, perché io ho questo progetto, lo pensai tantissimi anni fa, cominciai a fantasticarci prima dell'uscita del Cuore dei Cuori sul mio canale, quindi io già nel 2016-2015 avevo iniziato a pensare questo progetto fan-made. Da sottolineare che quindi tutto ciò è avvenuto ben prima della fine della prima saga di Kingdom Hearts, quindi io non l'ho fatto per rimediare a quello che è stato un finale secondo me molto brutto per la prima saga, non so come altro definirlo, comunque indegno, veramente, ne parleremo un giorno, assolutamente. Bensì la volevo creare solo per riempire dei buchi di trama, perché la saga purtroppo ne è piena, ci sono delle forzature, cose mai spiegate ma che accadono. Io volevo dare un senso a tutto ciò. Poi con l'uscita di Kingdom Hearts 3 nel 2019, che mi ha deluso a grandi linee, non del tutto, ma comunque non è stato questo granché, in termini di storia quantomeno, ho capito che era quasi una necessità, un dovere, più che uno sfizio. Lo so, fa un po' ridere che io ritenga che la saga di Kingdom Hearts abbia bisogno di me per darle un senso, ma io credo che solo un fan possa conservare lo spirito che c'è in un'opera ai suoi inizi, se questa dura nel tempo, piuttosto che il suo creatore. Non sempre, però nel caso di Kingdom Hearts, ragazzi, Nomura l'ha praticamente ammesso in alcune interviste che lui, nel momento in cui pubblicava un gioco, iniziava a pensare al successivo. Non c'era quindi un piano strutturato fin dall'inizio. Ansem, The Secret of Darkness, doveva essere il cattivo dell'intera saga. Quindi io non so veramente come siamo arrivati a quello che è successo in Kingdom Hearts 3. C'è un amore e odio nei confronti della saga, molto più l'amore che l'odio. Anzi, quest'ultimo probabilmente è proprio frutto del grandissimo amore che poi è stato deluso. Quindi spero tanto che un giorno potremo riparlare non solo di Kingdom Hearts 3, ma soprattutto del mio romanzo e di quanto sarebbe stato carino se la saga fosse finita come l'ho immaginata io. Non so quanto ci vorrà, ve lo ripeto, io vorrei che fosse domani il gran giorno, ma ci vorrà qualche anno, non ho alcun dubbio a riguardo. Speriamo bene. Sappiate che però prima mi sistemo a Milano, prima la mia vita potrà convergere verso YouTube. Ci vediamo presto e non dimenticate mai, sic parvis magna.